Salve a tutti, in questo video desidero poter contribuire a dare una risposta a Saverio Valenti relativamente ad un video molto interessante pubblicato 4 giorni fa, il cui titolo è La motivazione migliore adesso. Qui metto puntini puntini, ve lo leggo io. La motivazione migliore per fare qualunque cosa. Due punti: ego, corpo di dolore e motivazione. Allora, essenzialmente nel video creato dal dottor Valenti, diciamo che vengono fatte delle valutazioni in merito alla motivazione. E essenzialmente io adesso cerco di sintetizzare, spero che nel sintetizzare non commetta errori. Saverio distingue due tipi di motivazione, essenzialmente una positiva o creativa, l'altra essenzialmente è una motivazione negativa che quindi non crea, che tende ad essere risolutiva specificatamente. Mettiamo così, o risolutiva, temporaneamente risolutiva, risolutiva in maniera specifica. Partiamo da quest'ultima, ossia essa, secondo l'autore del video, vi posterò il link del video, ovviamente, sotto la descrizione del video stesso che sto creando in diretta. E questa motivazione, essenzialmente, secondo l'autore del video, nasce a causa di un problema e per risolvere una problematica. E secondo l'autore, potremmo schematizzare che la nostra azione, se questa in un piano cartesiano XY, se nell'asse dell'ascisse andiamo a diagrammare la motivazione, nell'asse dell'ordinata il problema, essenzialmente c'è un'intima correlazione tra il problema e l'azione. Essenzialmente Saverio non è che ne parla, questa la chiamava proprio motivazione negativa, motivazione positiva, quindi segno più e meno vanno più che bene. Essenzialmente io adesso la vado a diagrammare. Saverio non parla ovviamente di che funzione c'è, cioè essenzialmente Saverio da un punto di vista matematico pone la questione così: il problema è una funzione dell'azione. Quindi io, se esiste il problema, agisco. Se non esiste il problema, mi blocco. Allora, potremmo dire che io aumenta la mia azione con il tempo finché esiste il mio problema. Nel momento in cui il problema tende a divenire nullo, essenzialmente io mi blocco, mi fermo e l'azione sparisce. Ovviamente ci può essere una correlazione di tipo lineare o di tipo parabolico o cubico. Essenzialmente, diciamo che fare questa approssimazione grafica non è un male, così si ha anche la possibilità di correlare le questioni. E fa anche un esempio, Saverio dice, ad esempio, tante volte si va a lavorare per non rimanere senza soldi. Io
divergo nel mio pensare relativamente a queste denominazioni. Cioè, a mio avviso, la motivazione è positiva e la motivazione non è esaustiva, non è una condizione necessaria e sufficiente per dire che l'azione motivata è un qualcosa di buono, ma la motivazione è accompagnata con al target, quindi la motivazione è positiva ed è correlata all'obiettivo. È ovvio che io, ad esempio, vado a lavoro anche per guadagnare. E a mio avviso non è corretto cioè stabilire un confine così netto tra la motivazione positiva e la motivazione negativa. Ossia che è ovvio che se io vado al lavoro per andare a guadagnare, sicuramente ci sarà l'obiettivo, ci saranno una multifattorialità di obiettivi. Quindi anche per andare a guadagnare, quindi qual è questa multifattorialità? Guadagnare, nel mio caso, cercare di coinvolgere gli studenti, aiutarli nel processo di crescita, quindi processo di crescita, aiutarli nel processo di autoconsapevolezza, che ovviamente è anche correlato al mio processo di autoconsapevolezza, aiutare a sentirmi bene con la mia anima, quindi sentirmi in equilibrio. Cioè, difficilmente Saverio riuscirà a trovare una persona che andrà al lavoro unicamente per soldi, perché le nostre azioni in realtà dipendono da una multifattorialità di motivi, ok? Per cui difficilmente riusciamo a prenderne solo uno e a identificare quell'azione come generata e causata da un'unica questione. Ma in realtà, quando ci comportiamo in un determinato modo e percorriamo una determinata strada, a mio avviso, noi stiamo rispondendo a una molteplicità di fattori. Essenzialmente poi viene data dall'autore non una definizione, comunque una visione negativa anche della parola, negativa, sì, della parola, della paura, scusate il lapsus freudiano. Ma la paura, in realtà, dalla comunità scientifica, anche dagli psicologi, è considerato qualcosa come di salvifico, perché la paura è ciò che tante volte ci salva. Ovviamente anche qui cioè, bisognerebbe fare delle scale graduate della paura, perché è ovvio che una paura eccessiva relativamente ad un evento, ok, più o meno pericoloso, è ovvio che è una paura negativa, perché quella paura ci può soffocare, ci può far smettere di vivere. Ma sicuramente una parola, quindi mettiamo eccesso, qui mettiamo mancanza, ma una mancanza di paura per la quale io vado a 300 km/h in moto in autostrada contromano è sicuramente pericolosa. È una cosa, secondo me, negativa l'assenza di paura, e quindi la presenza della paura, ok,
in equilibrio con noi stessi, con gli altri e con l'ambiente, a mio avviso è fondamentale. E quindi anche la motivazione che può scaturire dalla paura non segue questo percorso. Essenzialmente Saverio dice che la motivazione che deriva dalla risoluzione di problemi o dalla risoluzione, quindi motivazione per risolvere problemi o paure, perché essenzialmente lui dà una denotazione negativa a questo tipo di motivazione. Questa è la motivazione negativa. Secondo Saverio, segue una dinamica ed un processo dinamico per cui c'è una situazione negativa e io ho un'azione, parto con un'azione per contrastarla. Dopodiché arrivo ad una situazione positiva, smetto di agire perché ho risolto il problema e quindi poi ritornerò ad una situazione negativa. A mio avviso, questo è l'errore. Cioè, credere in questa catena cinematica che va monodirezionale. Invece, a mio avviso, è qui che può subentrare quella che lui chiama la situazione creativa. Ossia, mi libero di un problema, mi libero di un'ossessione, di una paura, di un pensiero, e a quel punto posso focalizzare la mia mente su qualcosa di creativo, su qualcosa che amo, su qualcosa che desidero e quindi su qualcosa che mi avvicina a quello che sono, alla mia concretezza. Quindi a mio avviso la paura non è sempre negativa e non è giusto pensare che ci si debba concentrare quasi esclusivamente sulle creazioni, quindi sulle motivazioni positive, perché è giusto focalizzarsi anche sui problemi che desideriamo affrontare, ben vengano quando questi problemi, perché abbiamo la possibilità di conoscerli, e rispondo anche all'esempio. Io questo video risposta lo faccio essenzialmente, lo creo per due motivi. Uno, perché non voglio che il bellissimo discorso di Saverio divenga un monologo, perché ovviamente non ci sono risposte a quello che dice, cioè parla e ci sono commenti scritti, ma non verbali o videocommenti, e poi sembra quasi essere autoreferenziale. Cioè, ciò che dice essenzialmente sembra essere quasi un assioma. E dice anche: vedetevi i video precedenti perché altrimenti potreste pensare che io sia un pazzo. Assolutamente, lungi dal pensare ciò, ma a volte credo che ci sia una struttura iperlogica per la quale, a mio avviso, Saverio cerca di voler dare un significato razionale e logico al tutto. Quindi creare, grazie a una grandissima capacità di oratoria, quindi di dialogo, di logica, eccetera, eccetera, voler dare una spiegazione a tutti, a tutto, a tutti gli eventi. Quindi il mio video desidera assolutamente valorizzare il video che ho avuto l'opportunità di vedere, perché io sono
tra quelle persone che seguono Saverio Valenti, perché a mio avviso Saverio Valenti è sicuramente una persona che fa cultura. Fa una cultura, secondo me, per una classe elitaria di persone, perché a mio avviso non tutti possono avere la capacità di comprendere ciò che dice. E quindi per quelle persone che hanno difficoltà a comprendere ciò che dice, ovviamente è importante andarsi a vedere anche gli altri video. Perché mi pare di capire, se, avendo visto diversi video di Saverio, che lui sia una persona estremamente colta, una persona che legge molto, una persona che conosce tante situazioni e tante realtà, e quindi inevitabilmente un errore, che non è un errore, però una situazione nella quale può andare incontro, è che magari si danno per implicite questioni che non sono così scontate per chi ci ascolta. Perché devo dire che a mio avviso io comprendo, spero di comprendere bene quello che l'autore dice. Ma al tempo stesso mi piace approfondire ciò che dice e poter dire la mia. Anche perché a mio avviso c'è anche un altro rischio che si corre. Anch'io sono una persona che ama studiare, ama leggere e ama informarsi tanto e ha fatto proprio della la mia professione è proprio quella dell'uomo di cultura. Il rischio è anche la difficile traduzione dei nostri pensieri, e mi spiego bene. Inevitabilmente, ad esempio, nel mio campo ingegneristico della robotica, io l'80-90% dei materiali che studio e valuto sono in lingua inglese, perché in letteratura si trova ben poco, e magari quel poco che si trova è anche obsoleto. Si trova ben poco relativamente a ciò che mi serve per potermi confrontare con la comunità scientifica. Nel leggere soprattutto testi in inglese, inevitabilmente scaturisce da parte mia una difficoltà a tradurre in maniera consona e precisa il messaggio in italiano. Perché parole molto simili, quasi identiche, hanno un significato molto diverso a seconda della frase in cui si trovano. Ed è ovvio che se Saverio legge libri in lingua originale, c'è secondo me c'è il rischio che possa dare ai termini, alla terminologia paura, come alla terminologia motivazione, dei significati negativi. Secondo me l'unico modo per non sbagliarsi è cercare di rientrare nel campo del linguaggio italiano e diciamo che tutti i letterati, tutti i grandi letterati italiani hanno come punto di riferimento, possiamo dire, il vocabolario della lingua Treccani. Io ne ho una copia cartacea qui a casa. Ossia, per parlare in maniera precisa, univoca, dobbiamo rifarci sempre al significato della parola nella lingua italiana. A mio avviso è sbagliato andare a prendere un testo di un autore straniero e poi cercare di tradurre in italiano quello che si è andato a leggere. Oppure, anche se noi non lo vogliamo tradurre in italiano, perché magari quel libro lo compriamo già tradotto, c'è chi l'ha tradotto in italiano, c'è chi ha fatto questo lavoro per noi. E quindi noi non andiamo a leggere la copia originale, la copia autentica, ma noi andiamo a leggere qualcosa che già viene filtrato. E se viene filtrato, alcuni passaggi, alcuni significati possono essere
o manchevoli o distorti. E quindi a mio avviso sarebbe importante, è importante avere come sistema nazionale della lingua italiana un punto di riferimento che sia quello del vocabolario Treccani e quindi riferirsi al significato delle parole facendo riferimento ovviamente a quel testo, a quel vocabolario lì, perché altrimenti si rischia che ogni parola può essere soggettivamente interpretata e se ad esempio io interpreto soggettivamente il significato di una determinata parola e ne parlo con un'altra persona, il mio interlocutore a sua volta interpreterà quella parola con un altro significato ed ecco che anche se l'interlocutore ha capito benissimo quello che sto, ha sentito meglio ancora benissimo quello che sto verbalizzando, probabilmente c'è un errore di decodificazione. Che in realtà partirebbe proprio da me, perché sono io la sorgente, cioè sono l'emettitore, colui che parla in maniera non propriamente perfetta, e quindi andrei a dire qualcosa che potrebbe essere interpretato male a causa di un erroneo utilizzo della parola stessa. Allora, che dire, io con questo vi ringrazio, ringrazio soprattutto Saverio Valenti per aver fatto, come sempre, un video a mio avviso, molto interessante, vi faccio i miei complimenti. Se vi è piaciuto il video lasciate mi piace, lasciate commenti e io potrò capire, insomma, se vi interessano video con questo target, di questa categoria. Perché è ovvio, io non faccio video esclusivamente per avere visualizzazioni, però se finisco per fare video che non guarda nessuno, a quel punto questo discorso me lo posso fare con me o con quelle poche persone che amano dialogare con me. Se invece vedrò tante visualizzazioni, commenti e partecipazione, capirò insomma che c'è un interesse da parte vostra. So che ho fatto per lo più video di preparazione al concorso e per ora non sento il bisogno di farne altri perché purtroppo ho visto che dietro al concorso docenti, insomma, ci sono tanti interessi, tanti anche interessi economici, tanti interessi di persone che magari vogliono ottenere il massimo cercando di fare il meno. Ci sono delle dinamiche che a me non piacciono o non mi stanno piacendo e quindi io senza fare rumore, semplicemente in silenzio, ho smesso di fare video. Comunque avete la possibilità di contattarmi, di lasciare commenti, di dirmi insomma cosa ne pensate. Sapete che io sono molto aperto al dialogo e al confronto e insomma sapete come contattarmi. Vi auguro una buona giornata, un caro saluto da Francesco Samani.